Siamo a Lecce con Triace e per parlare del nuovo disco Incanti e Tradimenti. Emanuela, come nasce questo disco e perché la scelta particolare di andarlo a registrare in Sardegna con Elena Ledda? Allora, questo disco nasce quasi subito dopo il primo lavoro discografico che abbiamo fatto, sebbene che siamo donne, che appunto è un lavoro discografico molto acustico, a differenza di questo disco che invece ha delle sonorità un po' più elettroniche. E nasce dall'idea di un'evoluzione della nostra musica, della nostra tradizione, perché noi comunque, conoscendo abbastanza la nostra tradizione, avendola cantata per tanti anni, abbiamo voglia, come dice il titolo, di tradirla. E quindi per questo motivo nasce questo tipo di lavoro. Con Elena Ledda è un'amicizia che c'era già, perché lei è stata invitata da noi per fare dei seminari qui a Lecce, e lei ha ascoltato i brani che avevamo messo su, si è innamorata del progetto, ha creduto in noi e ha voluto, insomma, ha voluto, cioè, contribuire alla nostra musica, insomma, ha investito su di noi e questo la ringraziamo. Al disco hanno collaborato diversi musicisti importanti, tipo Mauro Palmas e Paolo Fresu. Quanto ha pesato dal punto di vista, diciamo, sonoro la loro partecipazione? Siamo in quattro, è difficile il Beh, disco. sicuramente diciamo che è partito più da un'idea nostra di fondo e siamo contenti perché hanno anche rispettato questa nostra idea di fondo, quindi non ci hanno violentato dal punto di vista musicale. È bello come si sono uniti poi a noi anche i musicisti, siamo onorati di aver avuto anche questi ospiti così importanti, quindi non hanno stravolto il nostro progetto ma l'hanno sposato e l'hanno anche arricchito, rispettando sia le caratteristiche di Marco che è insostituibile, perché sia per quanto riguarda la musicalità che per quanto riguarda l'elettronica, quindi dall'acustico all'elettronica, sia per le nostre voci che sono comunque tutte e tre diverse, e proprio il disco e anche il lavoro di Tria ci è basato proprio su questo rispetto, perché anche dal punto di vista vocale cerchiamo sempre di rispettare quali sono le caratteristiche di ognuna di noi. E ognuna di noi porta qualcosa nella musica e nel disco, ed è quello che hanno fatto anche gli altri musicisti e gli ospiti che si sono uniti a noi e che, insomma, ringraziamo. Carla, hai parlato di ricerca musicale. Che cosa è cambiato rispetto al primo disco? Beh, il primo disco era basato anche su un lavoro di recupero delle canti delle tabacchine, delle mondine, non che anche in questo disco non ci sia sempre questa impronta, però è totalmente stravolto perché non è solo una versione acustica, è anche una versione elettronica e anche le voci che prima erano più solistiche, adesso sono più corali. Che si lavora molto di più insieme, c'è più contrappunto, c'è più polifonia e la cosa che ci tengo anche a precisare è che non sono solamente arrangiamenti scritti su cui lavoriamo, ci stanno anche gli arrangiamenti scritti, ma sono tutti frutto delle nostre idee, cioè noi ci mettiamo insieme, vediamo che cosa esce e quindi ci lasciamo guidare. E poi ci siamo divertiti anche a scrivere testi, diciamo, Sì, abbiamo quello molti sì. testi inediti in questo lavoro discografico. Alessia, Brava? lo so. Sì. Il rapporto diretto con Elena Ledda, che cosa vi ha dato? Lei è una grandissima cantante, per noi è diventata veramente un punto di riferimento, una mamma, sia dal punto di vista musicale che umano. L'esperienza con lei in studio è stata fortissima, perché lei nel momento in cui ha dovuto dire ok, ma questo non va bene, è stata molto dura, veramente come una Ci ha mamma. seguito. Ci ha seguito, ha voluto che noi crescessimo dal punto di vista musicale, non solo, anche nel rapporto umano con musicisti, altri professionisti, e anche l'atteggiamento sul palco. Lei è molto vicina a noi anche durante i live. E dice no, questo è meglio che tu non lo faccia, come è meglio che tu faccia questo, anche nella scelta dell'abito, dell'atteggiamento che ognuno di noi deve avere durante un pezzo. È importante per noi la sua figura, veramente molto importante. E poi insomma registrare un disco con la cantante che più amiamo, voglio dire, non è stato facile nemmeno a livello psicologico per noi, perché era Assolutamente, durissima. noi l'avevamo invitata anche come ospite a Registrare con lei fare. davanti, che insomma volevamo fare una bella figura più che altro, per far capire che gli insegnamenti che lei ci aveva dato funzionavano, insomma andavano bene, siamo Elena contenti. Ledda, Salento, due realtà abbastanza diverse, no? Sì. Però anche simili. Quali sono,
i punti di contatto e come avete vissuto questo salto? Rispondiamo a ognuno, dice una cosa. Ok, perché secondo me il punto di unione è che Elena è una grande ricercatrice della musica tradizionale sarda e ama molto la sua terra, come lo amiamo noi, come noi amiamo la nostra tradizione. Quindi siamo molto legate entrambe, cioè entrambe parlo di noi Triace ed Elena Ledda, alle nostre tradizioni. E quindi l'amore per la terra, questo sicuramente è il punto di unione. E poi... E poi il mare, il sole. E poi che non abbiamo visto mai perché siamo sempre a registrare. No, perché sono... La Sardegna è un popolo che ti accoglie. Loro sono musicalmente molto preparati e quindi ci hanno dato tanto, sia con la loro tradizione che con la nostra. Infatti c'è un pezzo anche in cui c'è Elena che interagisce con noi, che è Feminas, che è nel disco, e in cui c'è proprio questa commissione tra la musica salentina e la musica sarda. Proprio la passione che ci unisce con Elena, no? Perché Elena è una cantante passionale, cioè le ama proprio il suo lavoro, lo ama e lo fa con amore. E questo secondo me lei l'ha ritrovato in noi, perché è stupendo che una cantante abbia deciso di produrre altre voci. Cioè, questo è un grande premio di umiltà che tra l'altro è il suo primo lavoro come produttrice, quindi è una cosa che veramente ci inorgoglisce. Sì. Dal punto di vista invece del tecnico musicale, come hai lavorato, Marco, sugli arrangiamenti e diciamo come ti sei armonizzato con questa nuova realtà, no? È stato bello lavorare insieme, perché ognuno ha dato qualcosa all'altro. E il lavoro precedente era più acustico, più popolare, mentre questo è world music. Andiamo di jazz, di elettronica, di polifonie strane, di incastri anche acidi a volte, che rendono il tutto più world, più aperto al Mediterraneo, al molto Mediterraneo. E è stato entusiasmante lavorare con loro, perché sono spettacolari. Siamo tre voci bellissime. E poi siamo simpatiche. Anche il piano col violino. Ma simpatiche, no? E siamo tutte tre belle. Quindi sono un buon lavoro, sono molto contento. Ti commozio, non ce l'ho mai detto. Una volta che lo dice. Siamo emozionatissimi. Allora, poi grazie a Marco, diciamo che Tria ci sta uscendo da questo guscio che è salentino, da questa corazza che rimaneva un po' così legata troppo al territorio, no? Cioè, da parte nostra c'è sempre stata la volontà di voler far evolvere la nostra tradizione, proprio perché è normale che si debba contestualizzare, no? Altrimenti non avrebbe più senso di esistere, non avrebbe più motivo di esistere. Non avrebbe senso cantare quelle canzoni. Quindi diciamo che anche grazie a Marco che stiamo riuscendo a trovare questo nuovo linguaggio che è molto anche giovane. Cioè, noi siamo contenti del fatto che con Sergio Via si fermino ragazzi a ballare sui nostri ritmi. È fantastico. In concerto, ma anche sul disco, non mancano mai i tamburelli, no? È quello che caratterizza nel mondo, quello che caratterizza di più la musica. E l'incanto, no? L'incanto della tradizione. Qual è il tradimento? Il tradimento è staccarsi dalla tradizione e andare all'elettronica, quindi in Nord Europa, qualcosa che col Salento non ha nulla a che fare, per vedere. Quello è il tradimento. Anche noi localmente. E anche l'arrangiamento delle tre voci. Anche sì. Tutto un tradimento. Siamo un po' staccate, insomma, dai soldi, dai canoni. Le seconde voci come terza, come quinta, non so, può staccare. Usiamo la voce come strumento, ci giochiamo, insomma, ci scambiamo, non è che abbiamo definito le voci, non è che c'è voce alta, media o bassa, ci scambiamo, giochiamo e questo anche un po' tradire, no? Scrivere dei testi nuovi su melodie vecchie, non tradiamo, ci piace. Parliamo di questi testi nuovi. In concerto ho avuto modo di ascoltare le tre Nina Nanne. Ce ne parlate, ognuno per la sua, ovviamente. Chi comincia? Emanuela. Che sono io? Se volete posso essere io. Va bene, comincia Alessia. Siamo in tre armonizzati. Okay. Allora, avevamo
intenzione per questo nuovo lavoro appunto di inserire dei testi nuovi. Abbiamo deciso di far uscire singolarmente le nostre voci, scegliendo di scrivere nuovi testi. Abbiamo scelto questo tema, la mia mamma. Ognuno di noi ha lavorato per far uscire i propri caratteri, sia vocali che anche emotivi. Ogni mamma è diversa l'una dall'altra, può uscire fuori l'essenza di ognuno di noi. Vuoi parlare della mia mamma? Sì. Allora, la mia mamma che ho scritto è stata ispirata dalle musiche di Marco Rocolo, e da una storia drammatica che è successa insomma ad un ragazzino, e ho immaginato come, siccome a 21 anni non potevo immedesimarmi in una mamma, che è l'istinto materno in me ovviamente non c'è, e ho immaginato quali potessero essere le sensazioni di una mamma nel momento in cui avessi dovuto cantare l'ultima di una mamma al figlio. È stata questa, quello che ho visto nella mia storia. Carla? Allora, invece io devo ringraziare loro perché mi hanno telefonato e mi hanno detto: noi abbiamo scritto le nostre ninna nanna e manca solo la tua. Ho detto: ma io non ho mai scritto una ninna nanna, quindi è la prima volta che scrivo un testo e una musica mia, che però è stata resa veramente particolare dall'arrangiamento di Marco, che tecnicamente è fantastico ed è anche molto divertente da suonare per lui. Io mi diverto a cantarla perché è una ninna nanna molto ironica, perché parla appunto di un bambino che alla fine non si addormenta e quindi cerchi di addormentarlo con questo dondidondi. Il successo che ha avuto è il fatto che io l'ho dedicata a mio nipote, che ancora non era nato, adesso ha un anno, 3 mesi, e lui la canta sempre. Ormai non mi chiama zia Carla, ma mi chiama dondidondi. L'abbiamo visto in concerto, che era un elemento scenico importante. Si addormenta con Triace e si risveglia anche con Triace, quindi vediamo che ci stanno anche diversi momenti. Allora lo consigliamo ai nostri lettori che hanno i bambini piccoli. Assolutamente sì, è fantastico. Io sono dondidondi ormai. Manuela? Il mio mi sono un po' ispirata alle favolette, perché è un po' anche ai detti, sai, i vari detti che c'erano: l'uomo nero, la befana, giro giro tondo. Siccome io nel mio trascorso ho lavorato molto con i bambini negli asili, e quindi diciamo che sono dei linguaggi che io magari con loro per scherzi ho usato. E quindi un po' una favoletta, la pecorella, il tramonto. Mi sono immaginata di raccontare una favoletta a un mio ipotetico figlio che... E quindi è un po' più da mamma la mia, dice, forse pensando a questo, perché poi io... quattro nipoti, sono quella che ha quattro nipoti, ho una famiglia numerosa e poi tutti i figli dei miei amici che mi adorano, e quindi l'ho un po' dedicata a tutte loro, insomma. Concludendo la nostra intervista, volete lasciare un pezzettino del disco ai nostri lettori? A cappella? Questo non ce l'aveva detto però. Attacca Marco! Non ce l'hai preparata, aspetta un attimo. E vedo stanotte in sonno, me venisti, abito stanotte in sonno, me venisti, sotto le braccia mie, da mezzo le braccia mie, mezzo le braccia mie, te riposasti, riposasti, te riposasti, da mezzo le braccia mie, te riposasti, rari rara, rari rara, rari rara, te vicisti, rari rara, te vicisti, rari rara. Da-da-da!
Queste erano le Triace, Incanti e Tradimenti. Grazie. Grazie a te.